Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come crearsi da soli questi pistilli. Questi li ho fatti io con una pasta tipo gesso, ma l'ho creata io. Ah, poi ho fatto anche questo tipo qua, che è fatto con, invece di avere la lana, ha il fil di ferro. Allora, per fare questo tipo di pistillo ci serve la maizena e la colla vinilica, e questo è quello che ci creiamo da solo al posto del gesso. Poi abbiamo bisogno di questo. Io ho messo una puntina di bianco, poi degli smalti e infine questi colori che fanno effetto perla, sono della Perlex e sono molto belli, ma potete usare anche i colori acrilici. E per i colori acrilici, quando abbiamo fatto il tutto, diamo una mano di vernice finale, e questo è lo smalto per le unghie, quello trasparente. Bene. Ci muniamo anche di un piccolo bastoncino per mescolare. E questa è la lana che ho usato per fare il gambo dei pistilli. Mi sono fatto una misura indicativamente, così. Vedete, di questa larghezza qui. Poi ho preso le forbici. Ho tagliato in due parti, sopra e sotto, e mi sono fatta la misura ed è questa. Quelli più piccoli magari li eliminate, vedete? E questa è la lunghezza. Poi fate come vi pare, potete farli anche più lunghi. Bene, ora prendiamo il nostro barattolo vuoto, perché se ne rimane un po' comunque si può chiudere. Io l'ho messo in questo barattolo qui della crema. Ci metto un po' di maizena, un po' di colla vinilica, un la metto giù col bastoncino, in modo da vedere quanto ne metto. Non serve tanto, anche perché è meglio sempre farne un po' per volta e non tanto, anche se abbiamo il barattolo che possiamo chiuderlo. E metto una puntina di bianco di titanio. Chiudo. Metto anche un altro po' di colla perché mi sembra che ce ne sia poco, e poi inizio a mescolare bene in modo da amalgamare tutto. Ecco fatto, deve essere abbastanza consistente, non deve essere molto morbida. Mi raccomando, perché altrimenti dopo non riusciamo a prenderlo. Poi metterò questo per mantenerla. Bene, ora dobbiamo prepararci gli steli, diciamo, quelli che devono tenere su questa pasta che abbiamo preso. E per farli così secchi, così dritti, ho usato colla e acqua. L'ho messo in un pentolino, ho immerso questi pezzi di lana, poi li ho messi a stendere in questo modo, così, in modo che fanno la curva e ne vengono due dal di qua. Sono come quelli che comunque vedete nei negozi che li vendono, sono fatti così, vedete? Così. E vanno messi appunto a colla e acqua. Poi, una volta che si sono asciutti,
prendiamo la nostra base che abbiamo fatto con maizena e colla e lo facciamo roteare dentro in modo che venga una pallina. Se non viene bene così, vi aiutate con uno stecchino e gli avvolgete un po' di questa pasta attorno, perché deve fare comunque una piccola pallina. Vedete? Si gira, io giro, vedete? Piano piano e ne tiro su. Ed è questo. Non so se si vede bene. Questa poi dopo andrà colorata. E faccio così anche dall'altra parte. E poi la metto ad asciugare. Così, in questo modo, con una molletta. E in modo che siano a faccia in su, vedete così. Per un'oretta devono essere asciutti bene, perché poi dopo li dobbiamo colorare. Bene, ora chiudo e vi faccio vedere come colorare. Io ne avevo già preparati alcuni, già asciutti e già pronti, ed sono questi, e sono tutti bianchi. Ora ne coloro alcuni con gli smalti e alcuni con quello effetto perla. Allora, questi sono effetto perla, abbiamo detto della Perlex, questo, e io userò questo verde qua, questo è sempre effetto perla. Mentre se lo colorate con i colori acrilici, vi consiglio di usare, appena asciutto, usare questo che è il trasparente che usiamo per le unghie, ed è una protezione per il colore e fa allo stesso tempo lucido. Bene, ora proviamo con l'effetto perla. Ora apro. Ah, poi proviamo anche a colorarli con gli smalti. Bene, ora prendiamo uno già pronto e immergiamo dove c'è la pallina dentro al colore e lo bagniamo in questo modo qua. E facciamo così anche dall'altra parte. Andiamo. E poi lo lasciamo ad asciugare, vedete? Lo lasciamo ad asciugare per un'oretta. Deve essere ben asciutto perché altrimenti si attaccano. E io lo metto sempre o nella molletta oppure nel bastoncino a testa in giù. Così, in questo modo. Vedete, metto così. Vedete? Ecco qua. Ora lo metto qua ad asciugare. Ora proviamo con lo smalto, come viene. Potete provare anche con. Anche questo fa un effetto perla, quindi bianco. Vediamo gli smalti. E facciamo sempre nella stessa maniera. Lo immergiamo oppure col pennellino. Io consiglio sempre a immergerlo, che viene colorato meglio. E facciamo così anche dall'altra parte. Ed ecco qua. Vedete? Ops, mi sono sporcata. E lo metto sempre ad asciugare in questa maniera qua, così. Ok, così faccio anche se uso il colore acrilico e li lascio ad asciugare tutti. Bene, abbiamo finito. È molto semplice. Il tempo più
più lungo è quello che quando prepariamo gli steli con la colla e l'acqua e li lasciamo ad asciugare, ma per il resto è semplicissimo. Bene, io spero di essere stata chiara e di essere stata utile anche con questo video. Se ne fate, mi piacerebbe vederne alcuni, magari anche nei fiori. Per qualsiasi domanda o dubbio che avete, mandatemi un messaggio. Questa è la Lana. Mi mandate un messaggio, io vi risponderò nel più breve tempo possibile, come al solito. E adesso vi mando un abbraccio. Spero che continuate a seguire i miei video tutorial e alla prossima. Ciao!